Capua è una diocesi della provincia di Caserta, il cui territorio coincide in parte con l'antica terra di Lavoro. Confina a est con la diocesi di Caserta, a ovest con le diocesi di Calvi e Sessa Aurunca, a nord con le diocesi di Caiazzo e Calvi, a sud con la diocesi di Aversa. La tradizione vuole che il cristianesimo sia giunto a Capua attraverso la predicazione dell'apostolo Pietro, che nel viaggio da Brindisi verso Roma sostò nell'antica Capua lasciando a capo di quella giovane comunità il discepolo Prisco. Questi, secondo la tradizione tramandataci attraverso le lezioni dell'antico breviario capuano, era uno dei 72 discepoli di Gesù, colui che aveva messo a disposizione la propria casa perché Gesù potesse celebrarvi la Pasqua. Dopo il martirio di Prisco, avvenuto in epoca imprecisata, altri santi martiri e confessori illustrarono con la loro testimonianza la primitiva Chiesa. Quarto e Quinto, Lupolo, Marcello, Agostino e Felicita, Rufo, Simmaco, Germano Vittore, Vitaliano, Decoroso. L'imperatore Costantino, con il suo editto emanato a Milano nel 313, ordinò in diverse province dell'impero la costruzione di cattedrali per il culto al vero Dio. Anche nell'antica Capua, secondo il Liber Pontificalis, fu edificata una basilica dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo, che Costantino dotò di ogni cosa necessaria al culto, assicurando anche una rendita a tutto il clero. Nell'inverno tra il 391 e il 392, Capua fu sede del concilio, convocato da Papa Siricio per affrontare due questioni: la ricomposizione dello scisma della Chiesa di Antiochia, la cui sede vescovile era contesa da Flaviano ed Evagrio, e la discussione sulla dottrina di Bonoso, che negava la perpetua verginità di Maria. Tale evento, secondo la tradizione, ebbe una presidenza d'eccezione nel vescovo di Milano Ambrogio, sebbene le fonti del tempo non lo attestino. La Chiesa capuana era ormai matura ed esprimeva un cristianesimo adulto e responsabile, cosa che confermerà nei secoli, perché fu sempre partecipe dei grandi dibattiti, teologici e non, apertisi nella Chiesa universale, tanto che vi furono convocati anche altri concili. In uno di questi, nel 1087, il 21 marzo, Domenica delle Palme, l'abate Desiderio di Monte Cassino accettò la sua elezione a Papa con il nome di Vittore III. L'antica Capua fu distrutta dalle incursioni saracene e il vescovo con il clero si trasferì sulla collina di Sicopoli, ove rimase fino all'856, quando i capuani, scampati alla rappresaglia e alla distruzione dell'antica città, iniziarono a edificarne una nuova nell'ansa del Volturno, dove un tempo sorgeva il porto fluviale di Casilinum. La città fu governata dai conti longobardi e si attribuisce al conte Landone Cirruto, 842-861, l'inizio della costruzione della nuova cattedrale, portata a termine dal vescovo conte Landulfo I. Tra il 942 e il 944, il vescovo Sicone usurpò ai monaci cassinesi i territori di Sant'Angelo in Formis. In questa località sorgeva in epoca romana un tempio dedicato al culto di Diana Tifatina. Con la cristianizzazione sulle rovine del Tempio fu edificata una chiesa dedicata all'Arcangelo Michele, patrono dei Longobardi. In seguito Pandolfo I Capo di Ferro estese il suo territorio anche al Ducato di Benevento e al Principato di Salerno, istituendo così il Principato di Capua. La conquista del suo territorio ad opera del conte normanno Riccardo I Quarrel segnò il passaggio alla dominazione normanna. Durante questo periodo, il principe Giordano I donò la chiesa ai monaci cassinesi, che nell'ambito del progetto di ricostruzione favorito dall'abate Desiderio, ne portarono a termine la costruzione nel 1087. Thank you.
Papa Giovanni XIII nel 966, per sfuggire alla sedizione scoppiata in Roma contro di lui, riparò a Capua presso Pandolfo Capodiferro. A riconoscenza dell'aiuto ricevuto da questi, elevò la diocesi di Capua a metropolia il 14 agosto del 966, prima fra quelle della Campania. Da quel momento il metropolita capuano ebbe la giurisdizione sui vescovati di Sora, Aquino, Pontecorvo, Venafro, Isernia, Calvi, Caiazzo, Carinola, Caserta, Sessa e Teano. Dopo il 1000, Innocenzo III elesse arcivescovo Rainaldo, a cui l'imperatore Federico II nel 1206 diede il possesso del feudo di Castelvolturno. Castello a Mare del Volturno è inserita da Tito Livio tra le città etrusche del litorale tirrenico. Conquistata dai Sanniti, divenne successivamente una colonia romana. Costruita alla foce dell'omonimo fiume Volturno, ha avuto vescovi propri. Scarne sono le notizie al riguardo. Di certo si sa che tra i vescovi presenti ai concili romani figura Pascasio Volturnensis Episcopus. Altre attestazioni di una chiesa volturnina si trovano negli scritti di Papa Pelagio I e successivamente di San Gregorio Magno. Essa è legata anche alla vicenda dei vescovi nordafricani che approdarono sulle coste campane a seguito della persecuzione vandalica del V secolo. A quel gruppo apparteneva, molto probabilmente, San Castrese, ancora oggi patrono di quella comunità. Nel XVI secolo comincia anche la tradizione dei sinodi capuani. Il primo fu celebrato da Monsignor Tommaso Caracciolo nel 1537. Nel 1572, a successore del cardinale Nicola Caetani, fu eletto Monsignor Cesare Costa, amico del cardinale Carlo Borromeo, che dedicò grande cura all'applicazione dei canoni del Concilio di Trento, inaugurando la prima santa visita alle parrocchie dell'arcidiocesi nel 1578 e alla sistemazione del seminario, affidandolo per la Ratio Studiorum a Don Michele Monaco, umanista e storico. Ma più di tutto il Costa si rese conto che andava rinvigorita l'esperienza culturale. Con la stessa sollecitudine con cui si adoperò per il seminario, fondato nel 1567 dal cardinale Caetani, volle ampliarne anche la biblioteca. Alla morte di Monsignor Costa fu eletto a succedergli il cardinale Roberto Bellarmino. Patrizio di Montepulciano, in Toscana, nipote di Papa Marcello II, già rettore dei penitenziari di San Pietro e poi cardinale presbitero di Santa Maria in Via Lata, fu eletto arcivescovo di Capua il 25 marzo 1602. Molti altri presuli illustrarono la diocesi. Tra questi il cardinale Camillo Melzi, il cardinale Giacomo Cantelmo, il cardinale Nicola Caracciolo, a cui si deve una completa rifazione dell'antica cattedrale cominciata nel 1704. Gli avvenimenti bellici, politici e religiosi del XIX secolo non trovarono Capua assente dalla scena. Papa Pio IX fu accolto e ospitato dal cardinale Francesco Serra di Cassano, la cui famiglia era molto legata al cardinale Ercole Consalvi, segretario di Stato del Papa Pio IX il 5 aprile 1850, durante l'esilio nel Regno delle Due Sicilie. Dopo gli anni del filo borbonismo espresso a Capua in particolare dai cardinali Giuseppe Cosenza prima e dal nipote Francesco Saverio Maria Apuzzo poi, si aprirono per la diocesi orizzonti nuovi illuminati dalla guida del cardinale Alfonso Capecelatro, bibliotecario di Santa Romana Chiesa ed esponente di spicco della cultura cattolica del suo tempo, fu prolifico scrittore, nonché esponente di punta del movimento conciliarista e forte sostenitore delle idee della Quaderni. Con l'avvento del fascismo e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Capua fu interessata direttamente dalla tragedia bellica. Il 9 settembre 1943, giorno successivo all'armistizio, la città fu bombardata dagli aerei alleati. Più della metà degli edifici crollarono, tra questi la cattedrale, parte dell'episcopio e dell'antica biblioteca, e si contarono circa 2.000 morti tra i civili.
Con la ricostruzione comincia una nuova stagione della Chiesa di Capua, attraverso i pastori che l'hanno guidata nei molti cambiamenti del popolo di terra di lavoro. Monsignor Baccarini, metropolita solenne e gentile. Monsignor Leonetti, guida ferma e sicura. Monsignor Diligenza, pastore premuroso e illuminato. Monsignor Schettino, padre generoso e appassionato. Monsignor Visco, vescovo attento e riservato. Oggi comincia un tempo nuovo per la Chiesa di Capua e Caserta, guidata dalle parole che Monsignor Lagnese ci affida nel suo primo messaggio. Il Signore le chiama a vivere un tempo nuovo, un tempo nel quale esercitarsi in un percorso comune, certamente impegnativo, anzi forse difficile, ma che, se vissuto con cuore disponibile, potrà rivelarsi un'occasione feconda, un momento favorevole per entrambe, e in modo particolare per le popolazioni di un territorio qual è il nostro, per le quali si richiede una rinnovata seminagione del Vangelo. La prospettiva delineata è quella di portare avanti il progetto di riforma della Chiesa, perché sempre più diventi missionaria nelle sue scelte, decisa nell'annuncio del Vangelo, credibile nella testimonianza della carità, una Chiesa più vicina alle persone, meno burocratica e più attenta alle relazioni, più casa e famiglia di Dio.